mediterranea. Unica. Sì, unica. L'unica penna a peperoncino. Tutta calabrese. Dovunque tu sia, sarai mia. La peperina. Cuore di Calabria. Voi siete di Fossa Costantino? Di Mileto. Di Mileto, no, siete venuti apposta. Quindi siete venuti apposta. Sì, sì, grazie. Grazie a voi. Grazie al sindaco Lerito. Ok, adesso. Vai, attenta,
nei vani. No, la luce. Personaggi e abbiamo voluto realizzare
abbiamo cercato di creare questa famiglia buffa, diciamo, buffa ma anche molto bella e molto riconosciuta da tutti. Comunque ci sono belle ragazze che ballano, ragazzini normale, che, certo, che si divertono. Certo, quelle attirano l'attenzione principalmente. Certo, si fa tutto per il paese. Tutta la provincia, certo, di tutta la provincia di Vibo, Questo parte da Mileto, giusto? Sì, siamo da Mileto. Abbiamo vinto già a Mileto il nostro carnevale. Ha vinto il primo paese, primo premio. Sì, sì. E quindi lo porterete in giro per la Calabria. Allora, oggi siamo qua, domenica prossima saremo a Palma e speriamo di vincere. Io ve lo auguro, però è bellissimo. Avete già vinto, quindi. Sì, sì. Per noi sì, per noi sì.
Suave, suave. Todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Muévanlo suavecito y vamos arriba. Bravissimi, i ragazzi della maestra Rosetta Grasso, riciclo e legalità in un mondo a colori, grazie. Sì. Sul palco qualcuno che spiega? Io farei passare anche tutti i bambini. Cominciamo a salire tutti sul palco perché hanno un bel significato, vero? Molto importante. Molto importante. Da condividere e da capire soprattutto. Paesi mischiati, Mileto, Francavilla e Maierato. Bene, bene. Ok, siamo pronti, famiglia Adam. Pronti? Iniziamo? Via! C'è un applauso al nostro tecnico, che è molto emozionato.
il carro numero 2 di divinità greche, ma nel gruppo... A nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Il volo 1549 della US Airways è appena partito. Sport Center Club di Mangone di Mileto, grazie. E ora bambini, gentilmente, ora dovete scendere dal palco perché a lei la parola. Grazie Andrea, grazie mille. Bene, io rubo solamente pochi minuti perché credo ci sia un po' di ansia in attesa del verdetto della giuria, della decisione della giuria. Intanto benvenuti a questa 38esima edizione del Carnevale San Costantinese. Sono tanti anni che riusciamo a garantire, a portare avanti questa eccezionale manifestazione, che è una manifestazione organizzata esclusivamente dall'amministrazione comunale, ci tengo a precisarlo. E do il benvenuto a quanti di voi sono venuti qui a San Costantino oggi, in questa bellissima giornata. Siete venuti da Mileto, da Francia, da altre zone, diciamo, del territorio limitrofo al nostro paese. Quindi grazie per essere qui. Volevo intanto doverosamente fare gli opportuni ringraziamenti. Una manifestazione, dicevo, riuscita davvero molto bene, con la presenza di tanti carri, di gruppi, eccetera, il coinvolgimento delle scuole. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutta l'amministrazione comunale, dei consiglieri comunali, che ringrazio, perché questo è una conferma del fatto che quando si lavora in collaborazione, in sinergia, si può fare qualcosa di buono per la propria comunità. Ma voglio ringraziare in modo particolare, perché sento il dovere di farlo, ringrazio il consigliere comunale, che è presidente del consiglio comunale, Mario Grasso, che davvero in questi giorni si è adoperato tantissimo, con grande passione, ecco, con grande impegno davvero. Quindi lo voglio ringraziare, così come ringrazio anche tutti voi per la partecipazione. Ecco, voglio anche ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri, ringrazio il comandante Calafate e la polizia municipale, ringrazio l'associazione Enova che ha collaborato con noi con grande senso di responsabilità, ecco, gratuitamente come volontari, per ogni
manifestazione dimostrano sempre la loro presenza, la loro vicinanza. Grazie al parroco Don Francesco perché per la sua ospitalità nei locali della sacrestia, quindi lo ringraziamo, e anche per la vicinanza, per la partecipazione a questa manifestazione. Dicevo che ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo di San Costantino. Per tale ragione sento anche il dovere di ringraziare la dirigente, la dottoressa Luisa Vitale, che tra l'altro ha voluto la sospensione delle attività didattiche per oggi per consentire proprio ai ragazzi e ai bambini di prepararsi ancora meglio per questa giornata. Ecco, questi giovani tra l'altro hanno evidenziato dei temi molto importanti e fanno riflettere ognuno di noi, ogni adulto, perché sentivo prima i bambini della scuola primaria davvero molto molto bravi, toccare dei temi interessanti come la giustizia, come i diritti, la difesa dell'ambiente, la giustizia, la legalità. Ecco, sono temi molto importanti in una società, tra l'altro in un mondo, diciamo, dove i diritti vengono spesso calpestati, e invece noi dovremmo cercare di avere una società dove tutti siano uguali nei diritti e nelle opportunità, anche se diversi nel modo di pensare, nel modo di vivere, nella sessualità, nella fede religiosa, nei sogni, nelle passioni, nei desideri, ma ripeto, uguali nei diritti e nelle opportunità. Ecco, ringrazio anche la giuria, a cui fra poco alla Presidente Manuela Dinami darò la parola. Voglio ringraziare i componenti, una giuria giovane, molto giovane, una giuria di esperti. Ringrazio cinque componenti, due sono donne, sono Caterina Gallipo, che è esperta di arti figurative, e con la Presidente Manuela Dinami, anche lei ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti, quindi esperta in questo settore. Poi lo scultore artista Tonino Denali, che è qui alla mia sinistra, il noto ormai ballerino professionista Cristian Signoretta, e poi chi c'era ancora nella giuria? Ah, è l'architetto Enzo Valloni, non lo vedevo qui, quindi quasi mi sfuggivo, quindi ringrazio l'architetto Enzo Valloni che ci ha dato anche una grande mano, una grande collaborazione. Ecco, io non mi rimane che passare la parola adesso alla Presidente della giuria, pregando anche questi bambini di fare un pochettino di silenzio. Siete stati davvero bravi. La partecipazione della scuola, io insisto sempre in tutte le manifestazioni, è una cosa importante, perché la scuola è il luogo di formazione dei ragazzi, è il luogo di crescita dei saperi, di una cultura vasta, di una scuola aperta al mondo, quindi dove non ci siano odi, non ci siano discriminazioni. Quindi questa è la scuola che noi vogliamo, e per far crescere questi bambini dobbiamo sempre accompagnare alle attività didattiche anche queste attività extra scolastiche, extra didattiche, che fanno sicuramente crescere ogni bambino, ogni alunno. Ecco, grazie ancora a tutti voi per la partecipazione. Do la parola alla Presidente Manuela Dinami. Grazie ancora. Con la motivazione
per la perfetta aderenza dei costumi e per la realizzazione della coreografia che ha rispettato il tema scelto. Primo classificato, riciclaggio e legalità. In un mondo a colori, motivazione. Per il forte impatto del tema trattato, l'originalità e la creatività nel creare costumi e per aver creato in modo coreografico lo spirito carnevalesco. E allora, un rappresentante per ogni gruppo di Money e di riciclaggio per legalità per ritirare la targhetta. Gruppo Mele Galanti ASD Step Up. Leggiamo la motivazione. Per la simpatia e per aver mantenuto la corretta disposizione di ogni singolo componente. Un componente che ritira la targhetta. Passiamo al primo classificato. Vincono questa 38esima edizione del Carnevale San Costantinese ex aequo famiglia Adams, Ignavi e Tempo Libero. Perché è giusto che aspettiamo che salgono i rappresentanti dei due carri, il carro di Mileto e il carro di San Costantino Calabro, ex aequo famiglia Adams e Ignavia e Tempo Libero Arbitrio. Che vogliono ringraziare. Allora, qua siamo in tanti e ci sono tanti miletesi che sono venuti a sostenerci. Qua non ha vinto il gruppo Mele Galante, ha vinto Mileto. E siamo tutti emozionati. Ringraziamo tutti quelli che sono venuti a sostenerci. Poi ringraziamo il nostro mentore Rocco Pellegrino che ci segue da tanti anni e ci sostiene. Ringraziamo anche Clemente Di Masi, che non so se è presente, non lo vedo. Anche lui ci sostiene da tantissimi anni, ci viene sempre dietro e ci regala anche lui con la sua presenza le vittorie. Ringraziamo ancora tutti gli sponsor, quelli ufficiali e quelli minori. Perdonatemi se mi dimentico qualcuno, ma in questo momento sono emozionatissimo, non so cosa pensare. Grazie a tutti ancora. Numerosi, vi aspettiamo a Palme domenica, ci sarete il vostro sostegno, non dimenticate, a Palme abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie a quelli di Mileto, anche il rappresentante del carro di San Costantino, Ignavia e Libero Arbitrio. Allora,
appunto fare l'intervista, vero? Allora, secondo premio. Dopo di Mileto. Sì, no, dopo di Mileto. Sì. Grazie. Allora, dobbiamo leggere la motivazione. Ancora dobbiamo leggere la motivazione, gentilmente. Un po' di silenzio, così leggiamo la motivazione per i due carri ex. Di parità questa, quindi è una bella soddisfazione. Anch'io, come sicuramente ognuno di voi, è curioso di sentire la motivazione, quindi per cortesia, capisco l'entusiasmo, però ascoltiamo la motivazione. Viene assegnato a due carri in exequo di pittura per la pluralità dei soggetti rappresentati e per l'ingegno adottato all'utilizzo degli impianti meccanici ed elettronici. Grazie anche a Manuela, presidente della giuria. Grazie a tutti. Allora sindaco, siamo qua a San Costantino, che bella giornata per quanto riguarda i carri allegorici. Vedo che quasi tutta la popolazione si sta divertendo. Sì, devo ammettere che ha coinvolto, diciamo, l'intera popolazione, l'intera collettività san costantinese, ma non solo. Ma ho potuto notare molta gente che arriva da fuori e ho visto tantissime auto che sono arrivate appunto da fuori. A loro va il nostro benvenuto. Ecco, un carnevale davvero riuscito, siamo contenti di questo, una giornata davvero meravigliosa. Poi hanno partecipato non solo carri allegorici, ma c'è stata la presenza della scuola, dell'istituto comprensivo di San Costantino Calvo, e questo è un qualcosa di importante, insomma, che ci rallegra, perché le scuole sono state sempre coinvolte da parte dell'amministrazione comunale in qualunque tipo di iniziativa, e quindi ovviamente anche in questa. Per tante ragioni voglio ringraziare la dirigente, la dottoressa Luisa Vitale, per aver aderito a questa iniziativa, a questa manifestazione. Non è il primo anno questo qua che si fa, no? Assolutamente, noi siamo giunti alla 38esima edizione, ecco, sono 38 anni consecutivi, non ci siamo mai fermati, e questo ci riempie di orgoglio, perché riusciamo con fondi di bilancio, perché questo è un carnevale organizzato esclusivamente dall'amministrazione comunale, quindi sono fondi di bilancio che noi destiniamo a questa manifestazione, perché il carnevale è sinonimo di allegria, e quindi questo fa bene a ognuno di noi. Vede che ha partecipato un bel carro di Mileto, che ha vinto il primo premio, la famigliana. Sì, ho visto che ci sono dei carri che arrivano anche dal comune di Mileto, uno anche da Pratica. Ha vinto il primo premio. A Mileto ha vinto il primo premio, adesso sì. Attenderemo il verdetto, sì. Per così dire, della giuria, vedremo questa sera come la giuria si sarà orientata. Come si chiama, sindaco? Nicola De Rito. Nicola De Rito, grazie.